stata una settimana un po' particolare, no? Squadra comunque che cerca di tenere la riguardo da tutte le influenze esterne. Come hai visto i ragazzi, soprattutto come vi state approcciando a questa partita che insomma è particolare, ha un valore particolare anche. Ma effettivamente si arriva alla fine, siamo verso la fine e la pressione può essere, diciamo così, superiore alla norma, però devo dire che l'atteggiamento e quello che si è visto anche durante gli allenamenti conferma anche quello che si è visto altre settimane più o meno recenti, piene di impegno e di convinzione. Qualche volta questa squadra, specialmente negli ultimi tempi, ci ha regalato così dei momenti di grande emozione in positivo e stranamente anche in senso negativo. Ecco, però il senso di questa analisi la potremo fare più avanti quando sarà il tempo giusto. In questo momento mi preme sottolineare quanto, diciamo così, ci prema a tutti, diciamo, questa partita, questo finale stagione che probabilmente non si sa se si protrarrà per 90 minuti o 180 minuti, però insomma quantomeno vorrei cogliere l'occasione per ringraziare, diciamo, gli sportivi che ci sono stati vicini tutto il campionato, al di là di qualche episodio un po' così controverso, però mi piace sottolineare che insomma la stragrande maggioranza ha avuto sempre il comportamento di grande equilibrio anche nelle difficoltà della squadra, che questa è una la forza dell'Empoli della nostra storia più o meno recente. E l'approccio, diciamo, a questa gara è da parte di tutti molto sentito, perché poi alla fine all'appello stanno rispondendo tanta gente, e ci sarà, l'avete scritto voi, più di 10.000 persone allo stadio, ragazze, ragazzi, signore e signori, che ci accomuna questa passione, questo attaccamento verso la squadra che rappresenta la città e non solo la città ma anche tutto il circondario, per cui è motivo anche così di soddisfazione e anche di responsabilità maggiore rispetto a quello che appunto i ragazzi dovranno esprimere in campo domani. E è una di quelle gare da dentro o fuori, però penso che spero che questa pressione, diciamo, sia trasformata in senso positivo, perché di fatto è una cosa che può fare la differenza, ecco, rispetto a un valore dell'avversario che, di tutto, diciamo, rispetto, lo dimostrano i risultati di questa annata, ma sinceramente non mi spaventa l'aspetto, diciamo così, tecnico dei nostri avversari, perché reputo che noi abbiamo le qualità e l'abbiamo dimostrato anche con squadre, diciamo, della stessa importanza e anche magari nella partita dell'andata, pur con, diciamo così, una rosa falcidiata, che abbiamo la possibilità di farcela. Per cui niente, inutile dilungarsi su quello che è stato, ma quello che interessa a tutti è quello che sarà. Buongiorno Presidente, ti chiedo due cose velocemente. Rimango sull'aspetto del pubblico, sono aspettato, ha fatto uno sforzo molto importante mettendo le biglietti alle prezzi praticamente stracciati e un po' li sta rispondendo, ti chiedo quanto ti aspetti dalla gente domani e poi un pensiero sulla mancata contemporaneità delle gare nella penultima giornata, visto che l'Empoli ha fatto un'azione verso la Lega. No, e sinceramente questo fatto di che domani ci sia 10-11 mila tifosi che saranno presenti a spingerli e mi fa molto piacere, può essere, diciamo, un aspetto che ci decisivo, perché in effetti insomma ci si aspetta che tutti vengano con qualcosa di azzurro e questo magari
è un qualcosa in più che rende, diciamo così, completa questo senso di fidelizzazione che c'è da parte, diciamo, del nostro contorno sportivo e non sportivo, perché poi anche da altre parti si gira l'Italia e c'è questa cosa, sicuramente accresce questo senso di appartenenza che poi alla fine si trasforma anche ovviamente negli stimoli e nel senso di responsabilità che poi i giocatori hanno durante tutto l'arco del campionato. Per quanto il discorso che mi hai detto te sì, è una cosa piuttosto anomala, perché indubbiamente rende meno regolare lo svolgimento del campionato, mi auguro di no, e che ovviamente siamo qui a ipotizzare, speriamo che non ci sia dei risultati di sabato che possono, diciamo, incidere su quelli che possono essere l'andamento delle partite della domenica, però sono cose evitabili, ecco, per cui non è il momento di fare processi a chi avrebbe dovuto intervenire, però sinceramente chi doveva intervenire poteva far meglio, ecco, perché se già, insomma, così c'è sempre così, noi in Italia questa cultura così purtroppo del sospetto che non ci riesce scrollarcela di dosso, sarà un problema culturale, magari dovremo fare qualche cosa di meglio e di più noi così italiani, però se intanto qualcuno, diciamo così, che ha certe responsabilità ci dà una mano, sarebbe la cosa migliore. Buongiorno. Vi aspettavate questa rimonta del Crotone in questo giro di ritorno? Ma non specificatamente del Crotone, però era la squadra che teneva meglio il campo di tutte, ecco, anche se poi alla fine i risultati li erano contrari, quindi c'è da fargli complimenti per comunque vada, diciamo, l'esito del campionario, però io non me ne farei un assillo del Crotone, perché poi 2 mesi fa quello che ci assillava era andare a Palermo con 3 punti o 4 punti di vantaggio, e quindi questo si voleva dire che anche in quei tempi lì noi si ipotizzava un finale con grande difficoltà, e quella era la grande difficoltà che si poteva ipotizzare. Quindi non cambia nulla, cioè cambia che noi d'estate ci auguravamo di giocarci la salvezza all'ultima giornata, anche se dentro di noi c'era una frevole speranza che non fosse così, però ce lo siamo ripetuti costantemente da luglio scorso, c'è chi ci ha creduto al fatto di dovercela lottare fino alla fine, c'è qualcuno che non ci credeva e quindi durante l'anno si è risultato impreparato a queste difficoltà, e quindi rispetto anche a qualche, diciamo così, fattore esterno un po' anomalo per Empoli, magari non si è capito forse, o si è perso quell'equilibrio, quella valutazione della nostra dimensione, ecco, perché insomma dalle altre parti si scandalizzano il fatto che noi siamo, qualcuno sia scandalizzato dal fatto che noi ci si debba lottare la Serie A all'ultima domenica, però insomma sono considerazioni che poi in questo momento è inutile stare a fare, perché poi alla fine si perde energie verso la direzione in cui non ne vale la pena. Le energie vanno proiettate su questo approccio alla gara che è cominciato non oggi ma è cominciato martedì, anzi lunedì, perché gli allenamenti sono ricominciati lunedì, voi non siete stati presenti, però siete stati, vedo, leggo, siete molto informati su quello che succede, quindi vi faccio complimenti. No, Michele, non mi riferisco a te, comunque non siete più informati anche di me, perché sono tutti i giorni 2 o 3 ore al giorno, per cui forse anche di più di 2 o 3 ore al giorno, per cui niente, comunque questo come dire, conferma questa atmosfera di familiarità che c'è intorno, diciamo, a questa squadra, e non c'è mica da trovargli difetto in questo, anzi io ritengo che anche questo aspetto di contorno di voi
sia una delle caratteristiche positive di questo ambiente. Ecco, in questo momento va esaltato quelle e messe da parte quelle negative, proprio perché, come per esempio potrebbe essere che noi domenica si è visto due partite, una il primo tempo che bisogna dimenticare e una il secondo tempo su cui magari convincersi che abbiamo le condizioni per mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Perché appunto una delle difficoltà credo maggiori ha trovato la squadra è questo, diciamo, scindere il negativo, cioè offuscare il negativo di certe prestazioni e cogliere invece gli aspetti positivi, perché ritengo che la difficoltà maggiore sia stata quella, ecco, nell'espressione di qualche dei singoli e di conseguenza della squadra, ecco. Quindi domani tutti convinti che sarà una cosa difficilissima, ma convinti che ce la possiamo fare, e quindi senza, diciamo così, quella pressione negativa, senza quella frenesia che potrebbe capitare rispetto a un impegno del genere, e con l'equilibrio, con la forza e con i valori che, ripeto, questa squadra ha ampiamente dimostrato anche durante questa annata tormentata. Partire dal presupposto che comunque nessuno regala niente a nessuno, che Atalanta ti aspetti domani a Empoli, considerando il fatto che l'Atalanta ha già fatto un campionato strepitoso già in Europa, ma considerando anche il fatto che Gasperini, non so, che è la famosa cultura del sospetto italiano, no? Però che Gasperini abbia allenato sia Crotone che Genoa. Mi aspetto di quello positivo per quanto mi riguarda che abbiano meno motivazione rispetto a noi, e questo mi sembra una cosa che ovviamente non è che si debba pensare a quello che è nella testa dei nostri avversari, ma a quello che c'è da mettere nella testa dei nostri calciatori. Cioè noi dobbiamo avere più valore in questo senso, e poi per il resto è una squadra che ha valore, l'allenatore è una persona seria di grande valore e l'ha dimostrato durante la sua carriera, e per cui c'è poco da aggiungere se non che fargli complimenti, perché effettivamente hanno costruito un meccanismo, diciamo così, inaspettatamente bello, e quindi va tutto a loro onore, ecco. Resterà nella storia il risultato che hanno fatto quest'anno, indipendentemente che vincano o speriamo perdano domani. Posto? Grazie.